Il caro bollette pesa in maniera drammatica anche sul mondo dello sport, soprattutto quello dilettantistico e di base, con i suoi numerosissimi praticanti. Vediamo. Il caro energia mette in ginocchio anche il mondo dello sport, con decine di migliaia di associazioni e società che rischiano la chiusura. La UISP, Unione Italiana Sport per Tutti, chiede interventi mirati del governo con un appello accorato. Enti di promozione, circoli ricreativi, spazi aggregativi, impianti sportivi, palestre, piscine. Al gas non si può rinunciare, ma queste realtà sono allo stremo e danno lavoro a centinaia di migliaia di persone. I rincari delle forniture registrano aumenti anche del 300-400%, percentuali che sono destinati a salire. A illustrarci la situazione nelle Marche è il presidente della UISP regionale, Simone Ricciatti. Il nostro grido d'allarme è relativo al fatto che molte associazioni sportive e dilettantistiche che fanno capo non solo alla UISP ma tutto il mondo sportivo di base, quindi degli enti di promozione, rischiano letteralmente la chiusura. Quindi rischiamo di avere delle associazioni che non riapriranno e non supereranno l'inverno. E non stiamo parlando di strutture, stiamo parlando di decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici del mondo sportivo. Chiedete interventi mirati al governo per favorire il mondo dell'associazione sportiva e sociale di base? Certamente, chiediamo interventi mirati, sono necessari e chiediamo una pianificazione pluriennale. In Italia sembra che ci sia uno sport di serie A, che è quello relativo alle federazioni, e uno sport di serie B, che è quello relativo agli enti di promozione sportiva. E gli esempi ne abbiamo tantissimi, solo negli ultimi mesi. Ti potrei citare il fatto che in zona rossa alle federazioni, alle associazioni, ecco, che erano affiliate alle federazioni, era consentito di allenarsi, a quelle affiliate agli enti di promozione sportiva invece no. Non è un attacco alle federazioni, gli enti di promozione sportiva non ce l'hanno con le federazioni, chiediamo solo pari dignità. C'è voglia di ripartire, di praticare attività fisica, quante persone sono coinvolte nella UISP, Marche, quanti siete? Conta che, chiaramente dati UISP, solo nelle Marche parliamo di 45-50 mila tesserati. E quindi va da sé che basta moltiplicarlo a livello nazionale per avere un numero enorme di persone in difficoltà. Vi posso dare i numeri della UISP nazionale. In situazione pre-Covid parliamo di 1.300.000 persone circa. Ma il mondo diciamo sportivo relativo anche alla sola Pesaro, alla sola provincia di Pesaro Urbino, conta circa 800 associazioni sportive dilettantistiche, chiaramente non tutte UISP, ma questo, l'appello che fa la UISP è un appello relativo all'intero mondo sportivo. Non stiamo parlando solo di società della UISP, stiamo parlando di decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici. E vi ricordo